Ragazzi, a chi fa piacere, iscrizione al canale. Sono nervoso oggi, ve lo dico subito. Dov'è Pavar? Dov'è? Dov'è? Atterra domani, atterra settimana prossima, disponibile per Cagliari. Chi gli ha preparato la torta, chi stappa lo spumante. E di là, da quell'altra parte, in Germania, frenano. Dov'è Pavar? Dov'è? Non lo vedo. Ha portato bene per Sommer. Vediamo se porta bene anche per Pavar. Dov'è Pavar? C'ha quella faccina di ragazzino messo in punizione che si sta allenando. Ieri aveva la tonsillite, oggi sta bene. Dov'è Pavar? Dov'è? Non lo vedo. È il caso di vagliare qualche piano B, ve lo dico prima, eh? Non si sa mai, ve lo dico prima. Anche perché sto notando tantissima preoccupazione. Comincia a dire può saltare. Sta per saltare, poi prima salta, poi è tutto a posto, poi c'è l'accordo. C'è da dire solamente una cosa, che a Telecina sicuramente, a Telecina ti avevano detto che siccome a gennaio era saltato l'accordo per 15 milioni, era impossibile prendere Pavar. Te l'hanno detto a Telecina, è nella chiavetta. Ora Telecina ti dice, cioè, ora ti dice tutto fatto, il giocatore in arrivo a Milano. Dov'è Pavar? Forse non ci siamo capiti. Che bisogna stare attenti, parlo a noi tifosi in generale, occhio a fare la bocca perché non si sa mai. Vedi Samardzic, se il Bayern perde a zero questo giocatore, se ne sbatte i coglioni, capito qual è il discorso? Perché gli è già successo con Süle un anno e mezzo fa, era un difensore Süle che valeva dai 30 ai 40 milioni, allora non gliene può fregare di meno di perdere un giocatore a zero. Come non gliene può fregare di meno questa favola, questa novella sta girando in G, che sta girando tra i rapporti di Liaci tra Bayern e Inter. Non è vero nulla. Guarda che puzzo che hanno fatto per il portiere di riserva. Ti hanno fatto aspettare un mese e mezzo, con te che hai aspettato poi ovviamente. Allora, sicuramente andrà bene. Ti posso dire che i dubbi c'ho io, che c'ho io, sono qui apposta. L'ultima partita con il Werder Bremen, io l'ho vista. Mazraoui, il marocchino che dovrebbe prendere il posto di Pavard, è un esterno molto offensivo e Tuchel preferisce. Tuchel gioca l'ultima partita, ma gioca spesso con il 4-2-3-1, ovvero sia, te lo ricordi Mourinho, un esterno offensivo e uno difensivo, Alfonso Davies. E Pavard è quella la coppia perfetta per Tuchel. E Tuchel stima molto il ragazzo. Io non vorrei che qualcuno stesse infilando i bastoni tra le ruote al giocatore per non farlo venire. Attenzione, perché ti dico: dov'è Pavard? Dov'è? Dov'è Pavard? Cosa stiamo aspettando? Vogliamo aspettare fino ai 31 i comodi del Bayern Monaco? Dov'è Pavard? Dove? Mi dici dove? L'hai visto? Se hai modo di vederlo, avvisami. Scrivimi su Instagram. Dov'è Pavard? 24 di agosto. Domani siamo al 25, manca una settimana. Può giocare a Cagliari. Sì, a ping pong gioca a Cagliari Pavard. Dov'è Pavard? Arriva stasera. Arriva domani, poi dopo c'aveva la comunione della cugina, poi dopo c'aveva un matrimonio, c'ha la tosse. Dov'è Pavar? Dov'è? Ma ragazzi, ora io indipendentemente da chi possa difendere, ma è possibile tutte le volte che si va su giocatore noi, 9 su 10, l'è sempre questa telenovela? Ma ti sembra normale? Ora speriamo che arrivi in serata Pavar, ma a quanto pare si sta allenando con il Bayern e c'ha quella faccina da bambino messo in punizione. Occhio, occhio, te lo dico senza sapere nulla. Io non sono come Telecina, bombe edizioni straordinarie che ti avevano detto che a gennaio era saltato tutto e non sarebbe mai venuto Pavar dall'Inter. Poi ti dicono Pavar in aereo. Qui non ci sono bombe contro bombe, però ti dico occhio. Dov'è Pavar? Ciao, Vite. Cosa è ammazza?